Sbaltato come macchina. Siamo tornati per la seconda e ultima lezione di questa puntata da Esuli a Milano. Lo chiamano Sua Nasità, il profeta del vino, Luigi Veronelli. Venga Veronelli. Madonna, qua. Venga. Lei è già ubriaco? No, spero di no. Ecco, prego. Si accomodi Veronelli, faremo una cosa breve e indolore. Sono contento che lei sia qua perché è il primo della classe, della categoria appunto ubriaconi, no? Diciamo, sì, lei è un intenditore, il migliore d'Italia per quello che riguarda il vino ma anche la gastronomia. Lei è un Michel... Penso di sì. Sì, diciamo il Michelin, no? Italiano, come dire. Sì. Sai che c'è la guida Michelin? E i ristoranti di Veronelli. Ecco, i ristoranti di Veronelli. Allora, Veronelli, io ho cercato di leggere tutte le sue opere, lei ha scritto moltissimo. È un uomo anche, come dire, ubriaco, ma colto. O sbaglio? Soprattutto ubriaco. Ubriaco. Lei ha, può vantare una cantina di non so quante bottiglie, quante? Vicine ai 100.000. 100.000 bottiglie. Piene o vuote? Piene, credo. Tiene. Però può vantare anche invece una grande biblioteca con 70.000 volumi, quanti? 69? 60... Un po' meno. Vabbè, comunque, se mi tolga subito una curiosità perché farebbe evidentemente la mia felicità. È vero che nelle botti piccole c'è il vino buono? È proprio vero. Può dirlo, può confermarlo? Ampiamente. Loba Loba! Yeah! E Ferrara come fa allora? Ferrara, pessimo vino. Pessimo vino. Senta, lei da giovane non ha cominciato subito a bere, ha cominciato invece a scrivere e a fare l'editore. È vero che negli anni 50 lei pubblicava libri di politica e filosofia. È vero. È vero, quali? Il pensiero e l'io trascendentale in politica. Sì. Anzi, viceversa, no. I problemi del socialismo, è bevuta. Ecco, lei ha detto in un'intervista anche recente che si rammarica di non essere stato poeta. E no? Sì. Si ricorda? Sì, dico. Si ricorda. No, non ricordo bene. Sì, era, no, dico, si voleva essere poeta, sì, e amava Apollinaire. Forse perché Apollinaire ricorda Ampolla, diciamo sempre... Guillaume. No. No, è vero o no? Sì, è verissimo. Ecco, perché Apollinaire, non un altro? Per tante ragioni. Comunque, rettore magnifico. E lei si meraviglia che le dicono di no. Umberto Eco ha fatto un finnegismo, lo chiamano, cui il rettore magnifico risponde al feroce Salamino di Arbore, al pendaglio per Sorca di Benigni, e il rettore magnifico di Umberto Eco è il cazzo, è la testa di cazzo, scusate, in effetti E quindi lei si meraviglia, non mi meraviglio affatto. No, io non mi meraviglio, però vedo che cominciamo a scoprire il vero Veronelli, che non è quello del vino bianco, rosé, eccetera, ma è quello di queste menate. No, ecco, appunto, è vero che lei oltre a collezionare vini ha collezionato anche condanne. Vogliamo ricordare velocemente quella che l'ha vista protagonista a Varese, se sbaglio. Sì, lei pubblicava cose porno, o no? No. Proprio porno, no. De Sade, non è porno, però insomma. De Sade è tutt'altro che porno e... Purtroppo non è neppure erotico, è soltanto un eccellente pensatore e ha previsto tutto quello che sarebbe successo, ecco, dopo. E qualcosa successe in quella occasione, nella questura di Varese? Successe che mi rubarono l'edizione, fui condannato. Quanti mesi? Tre mesi. Con la condizionale, probabilmente non li feci. Sì, però tre sulla gobba. Ci sono. Niente, fu l'ultimo libro, questo lo dico con molto orgoglio, agli amici studenti, fu l'ultimo libro bruciato nel cortile della questura di Varese e io assistetti a questo bruciamento, a questo rogo, e davanti ai funzionari molto perplessi che erano silenziosi a guardarmi con un estremo rigore, mi fece da applaudire. E quell'applauso solitario veramente fece effetto. Lei comunque, oltre ad essere un poeta mancato, è certamente invece un anarchico riuscito. Lei è un anarchico. Sì. Un anarchico mistico, però. La differenza tra anarchico e anarchico mistico qual è? Non le so dire questo. Ecco, le dico questo. Io credo che anarchia sia sinonimo di libertà. E dato che, ahimè, dato che ho tanti anni, io ho assistito alle ultime lezioni di Benedetto Croce,
chiaramente non si può pensare ad un anarchico, però Benedetto Croce scrive, probabilmente i professori non lo insegnano, non vanno più a ripescarlo, scrive che l'umanità è partita da una selvaggia anarchia, attraverso millenarie esperienze statali, deve tornare ad una, lo scrive Benedetto Croce, non io, ad una anarchia pura, armonica e razionale. Io credo. Ecco, lei ha fatto gli studi a Milano, perché è nato a Milano. Sì. Però Alparini, sbaglio, Alparini. Ha conosciuto un altro grande anarchico. Gian Giacomo Feltrinelli. Ecco, ci può fare un ricordo di questo Feltrinelli? Non era anarchico, purtroppo. Era un personaggio di estrema intelligenza, di grandissima intelligenza. Alparini, purtroppo, lo prendeva un po' in giro, era molto ricco, arrivava in automobile, accompagnato sempre da un maggiordomo, da qualcuno. Però in classe ci batteva tutti, era la persona più intelligente. Ho voluto molto bene Gian Giacomo e me. Ecco, che vino c'è nella bottiglia di Fini invece, quell'altro? Il Lambrusco. C'è il Lambrusco? Sì, c'è il Lambrusco. Il Lambrusco è abbastanza conosciuto per il Lambrusco, non è un grandissimo vino. Ecco, mentre invece nella botte di Prodi che vino c'è? Sicuramente pessimo, sono anarchico e non amo nessun politico. Bene, lei adesso ci fa una lezione, mi sembra, no? Sì. Che si intitola? Non sono lezioni, i maestri non esistono, sono chiacchiere. Va bene, d'accordo. Mi raccomando, non alzi il gomito. Buonasera. ragazzi, scusate se vi chiamo ragazzi, lo siete, tantomeno nei miei confronti. Sì. Da vedere. Sì. Se facessimo l'elenco degli infami di ogni secolo, a cominciare da Caligola, ma anche prima, gli infami di ogni secolo scoprirebbe, studiando, facendo ricerche, che sono tutti astuti. Sì. Ne cito alcuni: Caligola, Dracula, Hitler, Saddam Hussein, Gheddafi, Khomeini. E poi Mao, amici miei, era astemio, e infatti anche lui, quante tragedie. Bakunin possedeva 4 donne e beveva 4 litri di vino al giorno. È così. Ma non sono racconti, sono fatti e sono documentati dalla storia. I grandi, quasi tutti i grandi, anzi direi tutti nell'arco mediterraneo, nelle lettere, nelle scienze e addirittura nel trascendente, sono bevitori di vino, Gesù Cristo. Certo. Certo. Ma Platone, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei. C'è una lettera di Galileo Galilei ad un amico che gli regala del vino che vorrei che voi leggeste, perché è scritto in italiano addirittura splendido, con un rigore eccezionale, una lingua estremamente interessante e moderna. Ecco, ringrazio un amico che gli ha regalato una valigiana di vino e gli dice: io ti ringrazio per il vino che mi hai regalato, perché era buono, ma ti ringrazio ancora di più perché avevo un problema da risolvere, ho bevuto il tuo vino e io l'ho risolto. Questo, amici universitari, è il vino, che è un compagno problematico, lo so perfettamente bene, però bevuto bene è un valore reale che ci dà l'irreale, ci rende liberi e capaci. Grazie. Professore, io la ringrazio. Grazie. Arrivederci. Ricreazione.